Buonasera, salve a tutti, sono Maurizio De Simone, garante del trust che attraverso la holding US Pistoiese 1921 SRL controlla l'attuale club calcistico che rappresenta tutti i colori orange. Allora, è stata una giornata particolare dove si sono rincorse tante voci e purtroppo anche tante illazioni a mezza stampa da parte di qualcuno che non fa più parte del progetto tecnico dell'attuale Pistoiese. Allora, il punto è questo. Vorrei entrare subito nel merito così da fare un video breve che possa arrivare facilmente a tutti i tifosi. La situazione del club è attualmente in fase di stallo. Nel senso che noi abbiamo ereditato una situazione pesante, abbiamo ereditato una gestione tecnica, possiamo dirlo, abbastanza disastrosa per i risultati che abbiamo ottenuto in questo inizio di campionato. Sono state fatte delle scelte la scorsa estate, onestamente, senza troppo senno logico. Lo smantellamento della squadra dello scorso anno non è stata voluta assolutamente da parte dell'attuale proprietà, anzi, in più di una circostanza si è arrivati anche a confronti aspri. Devo dire che l'ex-SDS ha avuto carta bianca su tutto, quindi su ingaggi, su scelte giocatori e su determinate situazioni. Devo dire che l'allontanamento è stato dettato ovviamente da divergenze, ma divergenze non solo di natura tecnica, anche comportamentali, perché a un certo punto ci siamo accorti che i vizi hanno coperto le virtù e quando accade questo, a rimetterci non è solo l'individuo, ma è anche il club. E siccome il club, lo ripeto a tutti, è un diamante grezzo da lavorare nel corso del tempo, non possiamo permetterci determinati comportamenti e soprattutto non possiamo permetterci determinati capricci. Non posso entrare nel merito perché non è qui la sede per questo. Posso tranquillamente dire che a Pistoia non mi ha portato nessuno se non esclusivamente Lehman nel 2022 quando mi ha coinvolto in questo progetto e quando mi ha chiesto personalmente di proseguire da solo trovando le soluzioni che lo scorso aprile scarseggiavano perché c'era una situazione con la vecchia holding catastrofica. Non mi sono sottratto perché un po' questa squadra mi è entrata nel cuore e un po' quello che faccio nel calcio mi appassiona ancora nonostante tutto e nonostante certi personaggi. Credo ancora in determinati valori, credo ancora che questi valori debbano essere messi sia di fuori che dentro il campo e sicuramente i miei valori sono, come dire, abbastanza sacri e seri e vanno a cozzare definitivamente, a spazzare via tutte le stupidate che si dicono sul sottoscritto e che purtroppo negli ultimi anni si è anche scritto a sproposito, senza leggere un straccio di carta quantomeno, senza conoscere la persona. Posso dire che la Pistoiese fino a quando ci sarò io, si avvarrà sempre di persone serie, eccetto qualcuno che è andato via. Chi è andato via sa perfettamente i motivi, che non sono, le assicuro, calcistici. Si può essere in disaccordo sull'arrivo o meno di giocatori, ma non si può essere, non possiamo. Non abbiamo potuto più far finta di nulla su determinate circostanze che ci hanno danneggiato ovviamente a livello di club negli ultimi 2 anni. A proposito,
Dottor Rosati, se è venuto a Pistoia perché l'ha voluto il sottoscritto, come lo volle a Trapani. Detto ciò, chioso sul fatto che abbia potuto far da garante su qualcosa. La garanzia di me stesso sono sempre stato io. Onestamente, qualsiasi cosa la faccio in proprio, rischio sulla mia pelle. Coinvolgo le persone che ritengo all'altezza, nonostante la categoria, abbiamo uno staff esterno amministrativo all'altezza della situazione. Certo, facciamo errori, ma gli errori si fanno sempre nella vita, anche nel lavoro, ma non per questo significa che questi ragazzi che lavorano quotidianamente non provino a cambiare l'inerzia che si è purtroppo creata nelle gestioni precedenti. E vi assicuro che questi ragazzi lottano quotidianamente contro dei muri di gomma creati ad hoc da personaggi che posso ritenere squallidi soltanto perché parlano a sproposito di persone che neanche conoscono, perché poi se vi devo raccontare tutto quello che viene detto sul sottoscritto, ci vorrebbero un'altra puntata di minuti incalcolabili. Onestamente, l'obiettivo del sottoscritto, come l'obiettivo di chi ci lavora attorno alla Pistoiese, è di portare via quanto prima questo lebbro da questa palude che è la Serie D e di farsi rappresentare poi in campo da persone che tengono ovviamente prima alla maglia, ma non è una cosa retorica. Prima viene l'uomo e poi il calciatore. Ma questo è un discorso che affronterò con chi di dovere. Sono dei ragazzi, abbiamo una rosa di tanti ragazzini che devono essere guidati da persone che devono andare in campo e cercare di aiutarci per raggiungere l'obiettivo che poc'anzi vi dicevo. La Pistoiese c'è, ci sarà anche in futuro. E chiudo dicendo che il club, l'attuale proprietà che ha iscritto la squadra e quindi ha saldato tutte le pendenze dello scorso campionato, quelle che erano rimaste da saldare, ha fatto uno sforzo sovrumano per confermare quantomeno nelle intenzioni il budget della passata stagione. Poi però ci siamo resi conti che qui non è una questione di budget, qui è una questione di atteggiamento. E chi viene a Pistoia non può pensare di essere in un Eldorado senza dare nulla in cambio. Chi a Pistoia sa che deve dare il 120% e affrontare gli impegni in una determinata maniera. Chi non se la sente può tranquillamente andare via, ma questo vale per tutti, dirigenti, collaboratori, calciatori e quant'altro. Viene prima il club. E noi abbiamo percepito dai tifosi, dai veri tifosi, no? Dai personaggi che si nascondono dietro a una tastiera a scrivere male di tutto e di tutti. I veri tifosi sono quelli che vengono allo stadio e quelli che a distanza non possono venire e che soffrono per questa categoria che ovviamente non appartiene al club. E questi tifosi meritano di più in prestazioni e anche da parte nostra, anche se noi nel nostro piccolo abbiamo dato molta importanza al ruolo del tifoso rispetto a prima. Ai tifosi dico di stare vicino alla società che ha sempre onorato gli impegni e che continuerà a farlo nei termini che sono prestabiliti a livello federale. Quindi tutto il resto sono dicerie, chiacchiere create per cercare di ostacolare
un percorso di crescita già cominciato a livello giovanile. E basta vederli, i nostri giovani che vanno sui campi sabato e la domenica, e le nostre ragazzine che ci fanno divertire su infrastrutture che meriterebbero maggiore attenzione da parte degli enti preposti. Ma sul comune non voglio dire niente perché non è questo il momento. Chiudo dicendo di avere fiducia in questa società. È in corso un cambiamento tecnico, è in corso una valutazione generale su chi è in grado di rappresentarci in campo. Ovviamente dateci il tempo di poter agire, perché alle porte abbiamo comunque un impegno importante, e quindi ci teniamo al derby come ci teniamo a tutte le partite della stagione. Il derby quest'anno, questo derby d'andata, ha anche un significato particolare, e già questo basterebbe per stringersi ancora di più intorno alla società e intorno alla Pistoiese, che comunque nel suo piccolo farà delle iniziative in merito agli sfortunati che hanno perso tutto per colpa dell'alluvione. Il senso della vita è questo, non le stupidate che vengono dette per creare esclusivamente dei danni d'immagine ad un club che onestamente ha altre visioni. Noi vogliamo proseguire con le nostre idee, con i nostri errori e con le nostre potenzialità. Chi è d'accordo con i nostri progetti può tranquillamente darci un supporto. Ringraziamo tutti gli sponsor, da Vannucci a l'ultimo della lista, che neanche ricordo, ma comunque ha la stessa importanza per noi, perché tutti sono importanti e preziosi. E soprattutto la cosa più preziosa è la Pistoiese. E quindi chi vuole il bene della Pistoiese può tranquillamente farsi avanti, perché qui dentro non ci sono criminali allo sbaraglio che hanno altri interessi, ci sono persone che lavorano H24 per portare avanti il club e macinano anche chilometri per portare avanti il club e fanno dei sacrifici che all'esterno non si percepiscono, perché all'esterno arrivano prima le stupidate e poi i sacrifici di chi porta avanti il club. Se fossimo la famiglia Agnelli o Elkan, probabilmente faremmo tutto da soli. Noi siamo giovani in questo. Da soli probabilmente arriveremo lo stesso all'obiettivo finale. Ci metteremo un po' di tempo. Poi, se a qualcuno l'attuale proprietà non piace, basta che si facciano avanti. Ovviamente, persone serie e non cialtroni. Grazie per l'attenzione, ci aggiorneremo presto. Questo sarà uno dei tanti appuntamenti che faremo via Facebook, e questa mini puntata è speciale perché ci voleva dopo una giornata di troppe stupidate dette, onestamente, non so trovare altri termini. Mi scuso perché c'è anche la stanchezza di rito. E quindi vi auguro una buona serata, a presto.